Campione! Sera, mister. Buonasera. Sera. Ah, realmente ci conosciamo. Ah, mitico Francesco, piacere. Ciao ragazzi. Ciao. Anche se io non sono nuovo all'Olimpico, diciamo, tanti anni fa quando di nuovo la Lombardia della Serie A, è stata proprio la prima partita di campionato qui. Sì, Lombarda Roma. La croce no, vero Grazieri? Porta male. Ciao. Tutto bene. Forza ragazzi, ora. Per cortesia, sempre lei! Sempre lei! Non te lo puoi ricordare, è troppo piccolo, era un pulcino, facevi più pio il romanesco. Non sono vecchiato, vecchiato, siete grandi campioni, che vecchietti. Ma non è la partita? Quella di allora? No, non me la ricordo bene, ma come? Ma te lo ricordi, 5-1 per la Roma, pazienza, un Guimaio, come si dice, però il primo gol l'abbiamo segnato noi, quella punizione di Aristotele, che poco! Ha fatto lui una cosa di circolata la sua. Alle foglie morte. Che io a virgolare a cucchiai di pesce. Ma guardi, forse dice, che è successo? Marco se ne è accorto. Vabbè, pazienza, che vi devo dire? Vinca il migliore, ragazzi. Però, se devi segnare, segna tu contro di me, eh. Apro in bocca. Ciao. Sì, sì, abbiamo fatto cinquina, eh. Vado anche, farò spiritoso, eh? Guarda che io so tutto di te, vita e miracolo, di notte e di giorno. Ho fatto arrossire, mister. È disgraziato. Mister, questi 5 chilometri hanno un po' dimagrito, eh? Non ti preoccupare che fra una decina d'anni ti vedo anche a te al posto mio. Già i capelli li stai perdendo. Sempre così, mister. Ciao. Ciao, mister. Bombe, anche tu mi fai questi gesti, eh? Da te non me l'aspettavo. Tu mi dai una botta al cuore, degli altri non me ne frega niente. Ma che tu mi vieni a fare ciao, mister, no? Io t'ho visto ragazza a te, t'ho visto nascere, eri pulcino nella mia squadra, facevi ancora pio pio. Ancora. Ancora. Ma tu dimmi un po', dimmi. Caracanà! Un'altra volta. Come inizio non c'è proprio male, Roma Longobarda 5-1. Sì, è stata tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo. Ma il primo gol l'avete fatto voi. Appunto, a freddo perché noi eravamo freddi, questi erano caldi e ingazzetti, quelli della Roma, giustamente si sono sfoghetti, specialmente il bomber continuava a segnare, Ciccio, tutti hanno segnato. Ma pazienza. Comunque, prometto ai miei tifosi un campionato tranquillo. Canà, la vedo brutta. Ma è quella la pochetta che mi fa, la rileva, però mi fa. Sono andato a rompere. Mi ha provato a pigliare il ridere. Per il mistero come prima, grazie. Ma mi sono troppo a dire la rabbia? Scopriamoli adesso. Adesso mi raccomando, il fuoco giù. Motore! Silenzio, grazie! Ti la fai, ti la fai? Sì, sì, sì. È colpa la chiave, è vero. Lo scriveranno i giornali, basti già farsi piangere. È tutto. Guarda, attivo. Come quando c'hai conto di che c'hai di conto di cane, no? Non libero, libero. Guarda, ti dico. Poi il nocola te. No, va bene, siamo per sempre, cioè, facciamo vedere Rossi e tra tutti non dire. Sì, apre io. Zitti fuori! Scusate! Azione! Canà, la vedo brutta!
Benissimo, grazie. Un momentito. Buona. Azione, vai. Che ne troverai? Tutte le volte sta storia. Scusa Baldi, tu sei consigliere della Roma. E allora dai dei buoni consigli per gli acquisti ai Sensi, a Spalletti, lasciami perdere. Più brevo, è più giovane, più fortunato. Io sono stato sempre scarognete e sfighetti. I romani dicevano forza, fortuna e fato. Fato? Quel che fate è fato. Ciao, fato, io fato.